Ciao ragazze e ragazze, sto facendo una ricetta a volo, molto facile però, perché vogliamo riprendere la rubrica che ha ideato Graphic Creation Sirena. Diciamo che farò un pranzo veloce, perché come primo video faccio uno più veloce, anche perché devo capire come si uniscono i video. Quindi vorrei cercare di fare tutto velocemente. Allora, butto la pasta. Nel frattempo voglio fare i fusilli con la besciamella e il prosciutto cotto, molto veloce, un piatto velocissimo. Allora, qua sta la besciamella. Poi intanto prendo il prosciutto cotto e taglio il prosciutto. Vabbè, è velocissimo come piatto, lo faccio proprio per cominciare a fare nuova la rubrica di cucina con me. Insieme anche a Steffi Capotto, quindi faremo queste cucine, questi piatti che mi piace pure un sacco. Cioè, mi piace quando faccio questi video, mi piace di più cucinare. Allora, mettiamo un altro po' di prosciutto. Poi, mentre si fa la pasta, che ci vogliono una decina di minuti, si fa pure la besciamella. È velocissimo, vi ho detto, come piatto. Ecco qua. Allora, metto un poco d'olio, proprio poco. Poco di olio. Allora, speriamo che si sta riprendendo. Ecco qua, forse dovevo buttare già prima la pasta, perché penso che devo due unioni di riso se devo fare. Allora, mentre si fa caldo qua, facciamo soffriggere un po' il prosciutto cotto, lo mettiamo dentro e poi butto la besciamella. È un piatto velocissimo, però per iniziare. E infatti io avevo fatto riso e patate, poi mi è venuto sbagliato l'unione di video, non l'ho potuto fare più e quindi lo farò la settimana prossima, riso e patate come piatto. Allora, qua si sta riscaldando un poco l'olio e metto il prosciutto. A me piacciono un sacco questi piatti grandi grandi, quel colore mi piace un sacco. Allora, e quindi si soffrigge il prosciutto. Il sale l'ho messo. Metto il timer. Ok. Poi mettiamo la besciamella. Vi ho detto è facilissimo, tutti lo sanno fare. Però era per cominciare i video. Ecco qua. Appena si soffrigge un po'. Quindi faccio così, faccio soffriggere un po', poi metto la besciamella. Diciamo che questo è un piatto proprio velocissimo, subito si fa. Ecco qua, si sta soffriggendo. Più veloce di questo non si può fare questo piatto. Ecco qua. Poi fa pure caldo a mangiare. Infatti voglio fare pure dei secondi però. E poi butto la besciamella. Per esempio mia sorella la fa vedere la besciamella, qualche volta faccio pure dei piatti quando sono da Monica, da mia sorella, che ha la cucina più grande, il triplo di questa. Purtroppo quando le cucine sono piccoline è pure difficile cucinare. E quindi facciamo fare per 5 minuti la besciamella e niente, il piatto vedete viene così buono.
Poi ci vuole il parmigiano, che ci piace, il pepe, ci metto un po' di pepe. Un poco di pepe, il parmigiano e ci vediamo. Vi faccio vedere quando ho messo i piatti a tavola. Allora, ecco ragazze, quindi ho scolato la pasta, l'ho messo nella besciamella ed ecco un piatto velocissimo da fare veramente in 10 minuti. Questo è un piatto di Davide e questo è il piatto mio. E quindi, niente ragazze, mi fa piacere che seguirete questi video. Andate a vedere anche il canale di Serena, il canale di Stefania, Graphic. Sushin e Steffi Makeup 8. Vi mando un bacio a tutti, al prossimo video.